Buon pomeriggio a tutti, vi saluto dalla mia cucina. Oggi vi ho promesso due facili ricettine col metodo Magic Cooker, ma prima voglio ringraziare Mary che mi fa da cameraman, da Buonasera a tutti. assistente, e le amministratrici del gruppo che gentilmente mi ospitano. Spero che si senta la mia voce, oggi sono un po' rauca. Comunque. Allora, cominciamo subito dalla prima ricetta. Ve la descrivo praticamente. Voglio farvi vedere, l'ho fatto già in un'altra diretta, come le proprietà di questo coperchio magico sono anche quelle di riuscire a scongelare un prodotto congelato o surgelato e contemporaneamente cuocerlo anche. Questo evita ai batteri che si moltiplicano una volta che il prodotto è scongelato e viene poi introdotto in una pentola. In quel piccolo lasso di tempo i batteri arrivano, per cui invece noi teniamo tutto nella nostra pentola, tutto bene al chiuso e quindi la nostra cucina è molto più salutare. Allora, nella pentola che è, io ve lo dico, questa pentola è in offerta soltanto fino a domani, è una pentola che è stata anche pubblicizzata sulle reti Mediaset, è una pentola molto capiente perché è una 28, guardate che bella, con lo spargifiamma incorporato e con l'antiaderenza formata da tutte particelle minerali, senza PFOA, senza nickel, senza piombo, è un prodotto italiano e quindi garantito. E con il suo coperchio 30 è in offerta solo fino a venerdì a 69,90 euro. Veramente un regalo che fa l'azienda, perché è una pentola dove potete farci di tutto: le lasagne, un pollo, anche due a pezzi, un bel polpettone, una pasta, un chilo di pasta, insomma, è molto capiente ed ha un prezzo veramente irrisorio. Qui faremo il salmone con i carciofi, entrambi surgelati, salmone surgelato, carciofi surgelati. In questo tegame, che è un 24, che adesso non è più in offerta, ma è in offerta la padella 32, sentite bene, con questo coperchio 35, quindi una padella dove voi potete fare 10 pomodori col riso, una bella lasagna light o con ragù, una bella frittatona, una pizza. È una padella della Perfetta, che è la linea che va anche sull'induzione e che, a differenza della Black Diamond, che va anche a induzione, è una linea molto meno costosa. Questo perché, a differenza della Black Diamond, che è un prodotto artigianale, è fatta a livello industriale, ma sempre con materiale italiano, non nocivo, senza PFOA, senza nickel, senza piombo, e oltretutto ha anche il bordo in acciaio, e così il nostro coperchio non farà neanche dei graffietti, perché purtroppo quando noi andiamo di corsa in cucina rischiamo di graffiare il bordo. In questo modo, questo tegame, ma la padella che è in offerta, la 32 col coperchio 35 a 69,90 solo fino a domani, è un ottimo investimento. Entrambe vengono 69,90. Allora, nel tegame io farò una piccola frittata con, l'ho chiamata tricolore perché metterò peperoni, zucchine e cipolla, quindi i colori dell'Italia, e vi farò vedere come non avrò bisogno di girare la frittata perché si cuocerà anche il sopra, quindi anche comodo per noi massaie di non stare a trafficare con i piatti perché poi sgocciola sempre qualcosa. È molto più comodo questo metodo di cottura. Allora, io comincerei intanto a mettere a soffriggere un pochino la cipolla. Ecco qua, mettiamo un po' di cipolla, l'ho fatta un po' a pezzi grossi perché è una frittata contadina praticamente. L'abbiamo messa a pezzi grossi questa cipolla.
vado ad accendere al massimo la piastra, perché deve un pochino soffriggere la mia cipollina, ma poco, un minutino, il tempo di scaldare la pentola, e poi introdurremo i peperoni e le zucchine che ho già preparato, per ultimo le uova. Dunque, diciamo un peperone, una zucchina, una cipolla ramata e 5 uova. Noi siamo 4 persone, quindi 5 uova ci stanno. E vado a tirar fuori dal mio freezer, vedete, io le tengo nel freezer il mio pesce, ecco qua, i carciofi surgelati e il mio salmone surgelato, ecco qua. Guardate. Ecco, qui già sta friggendo, perfetto, abbasso al minimo perché ormai si sta dorando, e comincio a mettere, aspettate che la giro un attimo, che la piastra purtroppo ha un calore più alto della fiamma di un fornelletto da campeggio, e vado a mettere subito la mia verdura. Ecco qua Mary, non so se la posso vedere, ho deciso per questa frittata di colore perché volevo farvi vedere come i colori delle nostre verdure fatte con il metodo Magic Cooker rimangono inalterati. Ecco qua. Ed è anche una cucina economica, perché io la sto cuocendo, ho messo adesso al minimo la mia verdura, e quindi non c'è neanche lo spreco dell'elettricità, perché io la sto cuocendo al minimo. Vedremo poi se ci sarà da aggiungere un pochino d'acqua, ma dipende poi dalla qualità della zucchina, per cui io aspetto sempre un pochino prima di aggiungerla, anche perché l'acqua con il nostro metodo la possiamo aggiungere anche fredda durante la cottura. Oggi mi mangio le parole, è il tempo. Allora, in quest'altra pentola, aspettate che tolgo un po' di cose, ecco qua. Tanto la metterò dello scalogno che ho già fatto a pezzetti, un pochino d'olio anche qui, ne metto poco perché alla fine lo aggiungerò a crudo, anche perché adesso si scongelerà il prodotto, e vado a mettere, vedete, io non ho ancora acceso, vado a mettere i miei surgelati. Ecco qua, abbiamo preso dei filetti di salmone selvaggio. Ecco qua, vediamo se riusciamo a tagliare la plastica. Eccola. Guardate che belli, durissimi. Questa è una pentola molto capiente, come vedete ce ne entrano 3 belli grossi, anzi ce ne entravano pure 4, però volevo farvi vedere anche come mettere i carciofi. Ecco qua. Togliamo tutto, i carciofi ovviamente li metterò dopo. Che cosa metto per insaporire questo piatto? Io ci metto sempre, quando uso il pesce, sia il branzino che le orate che il salmone, metto sempre un pochino di capperi e 2 alicette, perché comunque vi danno sapore. Ecco qua. Ve lo consiglio perché diventa un piatto molto più saporito. Allora, io non ho aggiunto niente. Adesso accendo al massimo della fiamma, e siamo su un fornelletto da campeggio. Dopodiché, dato che sulla pentola ho montato nel coperchio la valvola Smart Dynamic, che è un'invenzione dell'azienda Magic Cooker, è una valvola in titanio che si applica fra la calotta inferiore e la calotta superiore, che mi permette di sapere quando si solleva la calotta superiore, di sapere che all'interno della mia pentola abbiamo raggiunto i 65 gradi, che equivale all'uscita del vapore dal coperchio Classic, che è questa alla mia sinistra.
La valvola Smart Dynamic è molto comoda, specialmente in fase di fine cottura, perché è vero che si solleva e fa l'effetto di informarti che sta uscendo il vapore, ma a fine cottura, dato che è alta, si abbasserà lentamente. Quando si sarà abbassata del tutto, potrò sapere che la cottura è finita, l'autocottura. Mentre invece è sollevata, io dovrò abbassare al minimo la fiamma, quindi ha una doppia funzione. In andata, diciamo, quando la pentola sta cominciando a cuocere e la valvola alza la calotta superiore, so che una volta alzata la calotta devo abbassare la fiamma al minimo. E posso vederlo anche stando su un divano, da lontano vedo che la calotta si alza, mi avvicino e abbasso la fiamma. A fine cottura spengerò la fiamma e quando si sarà abbassata del tutto la calotta sarà terminata l'autocottura. Quindi adesso io sto aspettando che si sollevi un pochino la calotta e sto a fiamma alta con dei prodotti surgelati. Siccome devo mettere anche i carciofi, ovviamente non aspetterò che si sollevi del tutto la calotta, ma introdurrò anche gli altri i carciofi. Dopodiché aspetterò nuovamente che si alzi bene la calottina. Allora, qui io sto diciamo quasi al minimo, la faccio cuocere lentamente perché non ho nessuna fretta. E niente, ci sono domande? No, ti saluta la signora Antonella. Buonasera Antonella. Oggi facciamo delle ricette molto semplici perché la cucina Magic Cooker è fatta di semplicità. Semplicità, economia e buona salute. Buona salute alimentare perché noi cuciniamo tutto a bassa temperatura. È vero che adesso sto cuocendo a fiamma alta, ma devo decongelare dei prodotti, per cui devo riscaldare la pentola e congelare il prodotto. Ma subito dopo io la terrò a bassa temperatura e quindi è un grande risparmio economico. E una cosa, una nota, se anche io sto con la fiamma alta, la temperatura non supera i 100 gradi. La signora Maria Pia dice, possiamo applicarla a tutti i coperchi Magic Cooker e quanto costa? Allora, praticamente si può applicare su tutti i coperchi tranne il 22 perché ha un foro piccolino e praticamente è stato creato prima che si inventasse la valvola, però su tutti gli altri coperchi ci va, ovviamente non sul San Pietro perché non serve e non va usata soprattutto quando si fa la frittura, perché con la frittura la calotta deve essere fissa, la temperatura quando cuoce l'olio deve essere sempre uguale, ok? Però in tutti gli altri casi la calotta si può usare. Viene 29,90, ma se voi fate un acquisto anche minimo potete ordinarla insieme al vostro ordine che arriverà la calotta a 4,90 euro, un vero regalo. Controllo un attimo i miei peperoni con le zucchine, vedete hanno fatto un pochino d'acqua quindi posso alzare un pochino, stavo proprio al minimo, eh? E controllo anche, adesso ve lo faccio vedere. Allora, per non far alzare la temperatura, io adesso ho spento il fornello. Vado a controllare, guardate che belli, già si può dire che si sta cuocendo. Cosa vado a fare? Non avevo messo il sale, lo aggiungiamo subito, ho spento, così non sale la temperatura. E vado ad aggiungere i miei carciofi surgelati. Oggi ve l'ho detto, un piatto per semplici massaie come noi. Ecco qua, vado a mettere i miei carciofi. Metto appena appena un goccino di vino, che non guasta, il vino bianco. Ecco qua. E riaccendo la fiamma di nuovo al massimo, fino a che la mia calotta non si alzerà. Dopodiché abbasserò al minimo. Vedete quanto è comodo?
Invece qua nel mio tegame 24 sto aspettando che esca il vapore per poter abbassare la temperatura. Io l'avevo tenuta anche troppo bassa, adesso sta uscendo il vapore, non so se Mary riesce a vedere, e quindi abbasso ulteriormente e fra pochi minuti, neanche due minuti, io direi fra un minuto mettiamo le uova. Facciamo presto perché la piastra è un po' più difficile, io ho i fornelli a gas nella mia cucina, la piastra la uso solo per quando si va nella casa di campagna e la uso molto meno, per cui non ho tanta dimestichezza con la piastra, però mi arrangio. Il sale non mi ricordo se l'ho messo nelle uova, ma non l'ho messo nei peperoni, lo aggiungiamo un pochino. E che dirvi, la calotta vedete ancora non si alza, si è appena alzata leggermente. E vi volevo dire anche un'altra cosa, per chi è la prima volta che sta vedendo una diretta, volevo farvi vedere il coperchio, come funziona, perché ha questa proprietà. Allora, vi faccio vedere il coperchio, che è lo stesso che ho messo sulla pentola, che ha sotto la sua base sei forellini. Questi sono i canali di Venturi, è un fisico di fine 800 che ha inventato, ha brevettato questi canali. Che cosa servono questi canali di Venturi? Un ingegnere e un gastroenterologo hanno studiato un metodo di cottura che facesse risparmiare la cottura e non solo, facesse cuocere tutto a bassa temperatura. Questa canali di Venturi come funzionano? Praticamente appoggiando il coperchio sulla pentola, e potete appoggiarlo anche sulle pentole più piccole, perché vedete che ha dei cerchi il nostro coperchio, questo è un 30, ma potete appoggiarlo sulle pentole 28, 26, 24, anche tonde. Questo coperchio si chiama acquatondo, è stato brevettato dalla nostra azienda perché i coperchi tondi, come il 35, vedete, sono stati imitati. Purtroppo ci sono state delle contraffazioni e allora l'azienda si è tutelata brevettando questo coperchio perché solo noi lo abbiamo. E questo coperchio praticamente ci permette, tenendolo appoggiato al bordo della pentola a sigillare, di tenere tutto a bassa temperatura, perché la calotta più grande cuoce, infatti io non la posso toccare perché è scotta, ma dai canali di Venturi esce il vapore acqueo che non serve alla cottura, che è in eccesso, ma quello che serve, il vapore acqueo che mi serve per poter cucinare i miei prodotti, si raffredda qui su questa piccola campana superiore e ricade giù. Quindi i nostri prodotti cuociono con la giusta quantità di acqua e che permette di far rimanere bassa la temperatura, di tenere praticamente tali e quali le proteine e i minerali che non si bruciano usando un'alta temperatura e quindi vanno tutto a vantaggio della nostra salute. Io vado a mettere le uova intanto. Ecco qua. Lo ripeto, sono 5 uova. Guardate che bei colori, la mia frittata di colore. Ok, e adesso vado ad alzare un pochino, voilà. Quindi questo, ritornando a noi, questo metodo di cottura, vedete si sta alzando la calotta, guardate, vedete mentre parlavo si è alzata, adesso posso abbassare al minimo. Come avete visto, il prodotto da surgelato o congelato diventa cotto ed è una grande comodità, perché prima noi dovevamo scongelare o nel microonde, c'è chi lo fa ancora sotto l'acqua corrente o lo tiene fuori del frigo, orrore, perché poi veramente si generano un sacco di batteri. E invece io uso soltanto un'unica pentola dove decongelo e cuocio contemporaneamente. E
ottimizzo la mia qualità della vita, perché prendo meno tempo, oltretutto cuoce in meno tempo. Per finire il discorso del coperchio, quindi questo coperchio che potete mettere su qualsiasi pentola, anche quelle non della Magic Cooker, noi abbiamo delle ottime pentole, ma potete tranquillamente usare i coperchi sulle vostre pentole, purché il manico non sia molto sollevato, perché il coperchio deve appoggiare completamente sul bordo della pentola. Se qualcuna di voi avesse delle pentole molto costose, le vuole ovviamente usare, ma hanno i manici alti, se hanno la vite, un trucco, potete svitarli e montarli al contrario, così non sollevano la calotta del coperchio. Quindi i due modelli, sia con la Smart Dynamic che con il Classic, si equivalgono, sono molto buoni. Diciamo, questo è più pratico, questo con la valvola, perché mi permette di capire quando devo abbassare la fiamma e soprattutto, ripeto, a fine cottura, quando finisce l'autocottura. L'autocottura è un processo molto importante. Voi vedrete che adesso io, tra un pochino, spegnerò la piastra induzione e vedrete che la mia frittata sopra non sarà completamente cotta. Ma con l'autocottura cosa succede? Che io spengo la piastra, quindi sotto la pentola il fondo non cuoce più, ma il coperchio che qui sopra cuoce mi continua a cuocere la parte superiore della frittata. È per questo che io non ho necessità di girarla. E questa è la praticità di questo metodo. Voglio vedere se ho messo troppo bassa la piastra. Guardate che belli, che colori che abbiamo. Meravigliosa questa frittata, eh? Vedete, sotto già si sta cuocendo. Un altro trucchetto è, vedete, per far dorare la parte superiore della frittata, asciugare il coperchio. Perché ovviamente con le verdure di acqua ce n'è tanta e siccome sto cuocendo a bassa temperatura il vapore acqueo un pochino ristagna nel coperchio. Questo se vogliamo dorare la superficie, per esempio se vogliamo fare delle lasagne, noi le possiamo fare in pentola. Ve l'ho fatto vedere in un'altra diretta, ma poi in una prossima diretta potremmo fare un'altra volta un altro tipo di lasagna o dei cannelloni. E vi farò vedere che viene comunque la crosticina usando questo metodo, cioè asciugando il coperchio sotto. Mentre non serve farlo se io sto cuocendo del pesce, della carne, perché non hanno la necessità della crosticina, per una lasagna, cannelloni, una frittata dove si deve cuocere la parte superiore, il trucco è asciugare il coperchio. Perché altrimenti dovrei alzare la fiamma ma mi si brucerebbe il fondo. È un semplice accorgimento. Allora, la mia calotta è bella alzata, mi segnala che stiamo cuocendo a 65 gradi. Io vado a controllare. Ecco qui. Guardate che bello il mio bellissimo, bellissimo salmone con i carciofi. E diciamo che ci manca poco, eh. Io direi che alzo leggermente la fiamma perché ho messo un po' troppo vino. Vedete, ci sono tanti piccoli accorgimenti, poi ognuna di voi a casa propria li sperimenta. Tutte le volte che noi acquistiamo un elettrodomestico o una pentola nuova, facciamo delle prove. Io adesso con questo fornello da campeggio non ho la stessa fiamma che ho sul fornello di casa, per cui devo calibrare un po' la forza della fiamma. In questo caso, anche perché credo che la bombola stia quasi terminando, la fiamma era troppo bassa, per cui lo devo alzare un pochino, tenendo conto che ho una bombola che sta finendo e quindi la fiamma è bassina. Allora, controlliamo un attimo la frittata. Guardate che meraviglia! Guardate, io adesso la spengo, vedete? La spengo, asciugo il coperchio e la lascio in autocottura. Il tempo che noi finiamo di cuocere il pesce, e vedrete che vi impiatterò la frittata
ed è venuta una frittata senza essere girata. È comodissima. Ci sono domande, Mami? Allora No. spiego benissimo, Infatti. meno male. Dunque, avevo pensato poi di proporvi anche non so se avete visto l'altra diretta, ma la potete cercare sul gruppo, la bistecchiera con il San Pietro, perché anche quella finirà domani. Ed è un ottimo acquisto, guardate, non ve la fate sfuggire, perché nella bistecchiera io ieri ci ho fatto anche la pizza. È venuta squisita, vero Mary? Ce la siamo Buonissima, mangiate ce la siamo mangiata ieri? subito. A parte che fate la grigliatura della carne senza odori per casa ed è una meraviglia, perché io non amo la carne, come vedete mi faccio il pesce e non sopporto l'odore della salsiccia, dell'hamburger. Ma con il coperchio San Pietro io non sento odori per casa, non solo, ma la carne è sana perché il grasso cattivo mi va nelle scanalature della bistecchiera e mi rimane la parte magra e succulenta della carne. Mio marito la mangia soltanto cotta nella bistecchiera. Io ci faccio spesso le orate, i filetti di salmone. Insomma, le zucchine grigliate, tutte le verdure grigliate, il radicchio, è un pezzo che non dovrebbe mancare nella vostra cucina. Io vi consiglio di acquistarlo perché domani sarà l'ultimo giorno e viene praticamente 89,90 euro, ma è una bistecchiera molto grande con un coperchio a forma di cupola di San Pietro, che potreste utilizzare anche sulla padella che ora è in offerta 32 e metterci, che ne so, 2 kg di spinaci. Voi lo sapete che quando cuocete tanti spinaci, abbasso la fiamma perché adesso comincia a essere un po' troppa, quando voi cuocete la verdura, di solito prendete i pentoloni, no? E invece io li metto magari nella nostra padella 32, quella che è in offerta, o nella pentola 30 che è in offerta anche questa, ma con il San Pietro, che è quello che va sulla pentola 32, io posso mettere anche 3 kg di verdure, perché il San Pietro è molto capiente e le verdure non mi vanno fuori della pentola. Guardate, è una cosa eccezionale. Ve lo consiglio. Faccio vedere. Allora, vediamo se c'è da asciugare il coperchio un pochino. Asciugare ancora. E qui ci siamo quasi, eh. Devo girare soltanto un po' il salmone perché si sta cuocendo bene bene sotto, vedete? Si è dorato. Ecco qua. Anche spengere. Quanto ci abbiamo messo? Dunque, abbiamo iniziato alle 4, in mezz'ora abbiamo fatto una bella frittatona tricolore e poi i filetti di salmone surgelati con i carciofi. Allora, li andiamo a mettere nel loro piatto che ho già preparato. Vi devo far vedere perché sono veramente belli. Andiamoli con questi, questi sono pronti praticamente. Ecco qua. Impiattiamo. E adesso posso anche, come piace a me, mettere l'olio a crudo, perché ne abbiamo messo un poco all'inizio, ma ci sta benissimo l'olio a crudo. Allora prendiamo anche i carciofi, che sono prontissimi, guardate che bel piattino. Non è una cucina sana ed economica? E anche veloce. Infatti la signora Maria Pia ha detto che con te hanno imparato tante ricette salutari. Grazie Gemma. Prego, sono contenta che vi piacciono, eh? La salute prima di ogni cosa. Ecco qua. Io vado a mettere un pochino di olietta crudo. Questo è un po' difficile da spremere, io sono mancina. Ecco qua. Faccio vedere il mio piatto. Vedete che bello? Non ci abbiamo messo niente.
poi farò la foto e la metterò sul gruppo. E andiamo a vedere un pochino come va la nostra frittata, che ancora dovrebbe stare un pochino in autocottura. Però io vado a controllare, quello è l'olio, quindi guardate, vediamo dove la posso mettere. L'ho messo proprio anche così, vediamo se riesco a toglierla. Mi trovo con una mano. Ci riuscirò, vediamo se riesco a farla scivolare. Guardate che meraviglia, è bella proprio da vedere sta frittata. Oh, non riesco ad andare sotto, sperando di non romperla. No, la rompo così. Come faccio? Vediamo, vediamo se scivola. Ecco qua, si sì, sta venendo un po' giù. Oddio, ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Eccola qua. Vedete che bella la mia frittata? Guardate un po'. Cotta perfettamente, senza girarla. Belle signore, ho finito. Ci vediamo alla prossima diretta con altre due ricettine. Grazie ancora della vostra compagnia. Vi saluta Mary. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Ciao.